Sul terreno di gioco arriva la terna arbitrale, l'arbitro è il signor Lacerenza della sezione di Barletta, gli assistenti Presta di Cosenza e Romeo di Reggio Calabria e al seguito le due compagini, maglia azzurro stellata per la Paganese, maglia bianca per la Gelbison. Erra sceglie la stessa squadra che ha praticamente pareggiato contro il Barletta. Si giocherà senza troppe difficoltà. Partiti, è iniziata sulla sinistra Casiello. Cerca lo spunto. Ancora Casiello. Cerca il cross deviato e c'è calcio d'angolo. Rimessa laterale lunghissima, interessante, direttamente dentro l'aria, palla bassa per Kosovan. Indisturbato, mandare al traversone qui Bubas. Il pallone largo verso Setola che non riesce a metterla giù. Controlla bene l'argentino, palla poi dentro per Kosovan, di prima intenzione Sicurella. Recupera Ianniello che riesce a trovare per vie centrali Porzio, un po' di spazio Porzio, tre quarti offensiva, poi Iannone, area di rigore. Murato Iannone non riesce a ritrovare il pallone. Recupera Del Gesso. Altro break della Paganese. Setola dentro per Mancino. Bello questo pallone. Mancino. Il destro di Porzio, murato quasi a botta sicura. Ma il 24 può anche tirare. Preferisce allargare ancora su Setola. Uno contro uno. Zona cross. Parte il pallone basso per l'1-0 della Paganese. Al 17esimo. Passa in vantaggio la Paganese. Porzio verso Iannone, si sovrappone anche Faiello velocissimo, Iannone va da solo col destro alto sopra la traversa. Attenzione a Bubas per vie centrali, troppo spazio per Bubas, la parata di Esposito. Angolo battuto, palla sul secondo palo verso Casiello, allontanata Sicurella, si coordina Casiello, parte il suo traversone, palla buona per Bubas, ancora Esposito che va ad aprire su Setola, che può correre, affondare il colpo. Setola non tira, il suo è un assist per l'errore. Primo lancio lungo, Galeo Taffiore in anticipo, Bubas alle sue spalle. Attenzione, non c'è fallo, Kosovan, murato. Poi Casiello, murato due volte. Dai Agnello che esulta come se avesse segnato un gol. Riesce a toccare per Porzio, chiuso, ancora Porzio. Murato il calcio d'angolo. Agnello, palla che si inarca, la mette giù in qualche modo. Il sinistro di Bubas. De Pasquale alleggerisce in fallo laterale. Fischia con qualche secondo d'anticipo. Tra uno contro uno, area di rigore. Casiello converge sul destro e il pareggio della Gelbison. L'1-1 con Casiello. Al quarto minuto della ripresa, Mancino fa proseguire Setola, passa il pallone, ma arriva Milan. Iannello cerca un gran filtrante, tocco di fino di Iannone, va via Faiello sulla sinistra, scappa saltando tutti, prova ad aggirare anche Fontana che di corpo poi riesce a tener botta. Pasquale controlla in mezzo al campo, lascia Kosovan che fa partire Bubas, area di rigore, difficile andare al tiro, allora Bubas tocca fuori per il destro. Iannone converge sul destro, è da solo però, riesce a saltare tutti, Iannone che poi si lascia ingolosire dall'azione personale. In avanti, bel pallone per Iannone, posizione regolare, Iannone non può tirare ma perde anche l'attimo per metterla. Palla per lui, parte il cross, interessante! Con due giocatori praticamente. Iannone dentro De Pasquale. Il suo è un assist praticamente. Poi l'Angella nel tentativo di recuperare. Tocca per ultimo. Prova a scattare Kosovan. Copre Galeo Taffiore. Non c'è fallo, dice l'arbitro. Kosovan in area di rigore. Il tocco basso per il salvataggio miracoloso di Esposito. Sulla linea di porta. Era andato De Pasquale a botta sicura. C'è Donnarumma a coprire. Sbaglia qui nel disimpegno Donnarumma. Ferrante in avanti, attenzione. La chiusura di Galeo Taffiore, deve uscire Esposito. Dentro l'area, attenzione a Kosovan che sbaglia la conclusione. È qui Fontana. Poi
il fuorigioco di Barona. Le mani Donnarumma, gittata profonda di testa a Coratella, Mancino in qualche modo può convergere sul destro, cerca la conclusione alta. La rimessa è della Gelbison, ma non c'è tempo per batterla. Signor Lacerenza dice che può bastare, finisce 1-1 al Torre di Pagani. Tra Paganese e Gelbison, direi, alla fine